iniziamo la parte con gli altri cuoricini. Allora, qui lavoriamo a punto riso. Ecco. Mi piace molto il punto riso, mi dà proprio del neonato. Molto, molto. Allora, qui abbiamo due maglie normali. E qui comincia il disegno. Dobbiamo lavorarne 4. Io ho preso questo che è più grande, magari si capisce meglio. 1, 2, 3 e 4. Ok? 1, 2, 3, 4 normali con il filato che avete scelto di base. 1, 2, 3 e 4. Adesso monterò ovviamente di nuovo, perché l'avevo tagliato, il filo. Quindi questa sarà fatta con il filo, così, normale. Adesso dobbiamo andare a intrecciare. Come fare? Allora, come vedete, questa la passo sopra. Vedete? Questa la passo sopra, così. Ovviamente prenderò solo quella che ci devo lavorare. E lavorerò la maglia, scusate, e lavorerò. La passo sopra, vede come gira? Gira e faccio il punto. Di nuovo la passo ancora sotto, oppure la passate sopra, non cambia niente. Magari se la volete passare una volta sopra e una volta sotto, in maniera tale che non si intorcina più di tanto. E passerò una volta. Adesso abbiamo passato sopra e adesso la passiamo sotto. Così. Di nuovo la passiamo sotto e farò così. Di nuovo dobbiamo arrivare a rilavorare il cuoricino. Mi sembrano 10. Ecco, non è importante poi se vi sbagliate, passate due sotto, due sopra, non è importante. Ok, potete anche cambiare colore qua volendo. Quindi io devo fare questa qui, quindi ce ne ho ancora 3, quindi passerò ancora sotto, poi lo passo di nuovo ancora un'altra volta e sono arrivata. Spero di questa volta di aver fatto capire bene come procede. Ecco qua. Adesso lo lasciamo perché non ci interessa più di portarcelo dietro, quindi questo continueremo a lavorare solamente con questa qui. Allora, così. Se dovessi lavorare, per ipotesi, una maglia, ipotesi, no, questo però non deve cadere. Se dovessi lavorare, per ipotesi, una maglia qui in fondo, qua, e faccio senza incrociare e senza essermelo portato dietro. Se io vado adesso a lavorare questa maglia qui, vedete? Ecco che cosa capita se uno ci sono tutte queste strisce così. Non è comodo poi quando uno va a infilare la maglia, specialmente un bambino. Quindi diciamo che il jacquard è molto bello, però c'è sempre questa cosa di portarsi dietro le maglie. E poi quella ma parte di filato, per esempio, se io lo riprendo, questo qui io adesso lo lavoro qua, questa parte qua, se non è proprio lenta, lentissima, tira, perché non è a misura di tutte le altre, tirerebbe la maglia, vedete? Se io faccio così, questo tira e si vede da quest'altra parte. Quindi io consiglio sempre di fare questa cosa, però se voi fate prima va bene sempre. Insomma, io dico sempre c'è il libero arbitrio nella maglia, ognuno fa come vuole. Per esempio, io non riesco a lavorare con questo dito ma mi passo il filo così. Ho imparato così quando ero piccola e ancora continuo. Invece c'è chi usa il dito, passa sopra, io non sono capace, no. Lasciamo perdere. Ok, quindi adesso che facciamo? Continueremo a fare i cuoricini, ecco qui, e
Continueremo a fare altri due cuoricini qui, altri due cuoricini qui. Ci fermiamo perché poi dobbiamo mettere tutto il lavoro su un solo ferro. Quindi ci rivediamo quando dobbiamo mettere tutto il lavoro su un solo ferro. Spero che sono stata chiara con questi incroci. Sono preoccupata. Va bene. Ok, ci rivediamo tra un po'. Ecco qua, allora facciamo un punto della situazione. Qui ho finito di fare adesso, cioè di qua. Ho finito di fare adesso i cuoricini, vedete qua sopra c'è l'ultimo ferro del jacquard, quindi adesso taglio il filo qui e devo andare ovviamente a rimettere questo ferro così com'era sull'altro per poter continuare a lavorarli insieme, perché io fino adesso ho lavorato con tre ferri praticamente. Allora, quindi farò questo rovescio e andrò a riposizionare in questo modo, ovviamente con il colore di base, il nostro davanti sia il destro che il sinistro. Dovremmo poi lavorare fino ad avere la stessa altezza di questo, quindi lavoriamo tutto fino a che arriviamo al punto dei scalfi qua, dove avevamo iniziato lo scalfo manica. Quindi andiamo avanti così fino a 16, io ero 17 se non ricordo male. Voi continuate con le misure, ma se non vi ricordate la misura basta che riprendete il dietro, lo appoggiate e vedete subito dove sono cominciati gli scalfi. Vedete, eccoli qua, da qui, ecco qua, questo era il primo, si vede. Allora, quindi andiamo avanti, monterò questo, di nuovo farò questo ferro a rovescio, adesso questo qua, quindi andrò a mettere il bianco su tutto questo ferro, lo riporterò così, continuiamo a maglia rasata e appunto grana di riso fino ad arrivare agli scalfi. Ci rivediamo per gli scalfi, che sì. Ok, e dobbiamo fare anche le asoline, quindi ci rivediamo per le scalfi e le asoline. Eccomi qui di nuovo, avevo un po' lasciato questo qui per fare altri tutorial. Oggi ho detto no, va finito perché è troppo carino, quindi va finito assolutamente. Allora, per vedere dove sono arrivata, ho fatto così, vedete, questo è il dietro, questo è un pezzettino del davanti e mannaggia che sotto si vede. Allora, e l'ho messo così con le spilline e quindi sono arrivata praticamente dove dovevo arrivare, cioè faccio vedere, vedete qui, proprio qui dove c'è la prima maglia, se si vede bene, faccio vedere, aspettate. Volevo farvela vedere bene, vedete la prima maglia intrecciata e quindi dobbiamo procedere alle calature così come abbiamo fatto per il dietro. Dobbiamo quindi fare questa cosa, vedete che c'è scritto? Allora, formare gli scalfi facendo a sinistra 3 maglie dai bordi ogni due ferri, 4 volte una diminuzione semplice come avevo fatto per il dietro. Vedete, qui avevo messo in rosa quello per i 3 mesi, in giallo quello per i 6 e così via fino ad avere quelli 18. Quindi è la stessa cosa, non credo che ci siano, non ho controllato, ma non mi sembra che ci siano differenze. Per il davanti una maglia semplice restano 28, aspettate un attimo. Formare gli scalfi facendo a sinistra da 3, 2 ferri 4 volte una maglia di diminuzione semplice. Ah, quindi sono diverse, vedete? Sì. Ok, quindi andiamo a fare questa volta, non è come il dietro, è diverso il davanti. Quindi caliamo 4 volte una maglia di una diminuzione semplice e quindi rimarranno poi, se avete fatto e avete montato queste maglie, rimarranno chiaramente queste maglie qui. E che altro dire? Dunque, come si fa la diminuzione semplice?
Allora, riprendiamo. Scusate, ma ogni tanto mi squilla il telefono. Allora, riprendiamo. Facciamo 3 maglie, abbiamo detto, quindi la prima non la lavoriamo. Seconda, terza, e facciamo una diminuzione semplice, quindi passiamo la prima maglia e l'altra invece la lavoriamo e poi passiamo questa sopra. La cavalliamo. Questa è una diminuzione semplice. Lavoreremo adesso, questa è la parte sinistra del golfino, quindi lavorerò tutta la parte sinistra del golfino fino ad arrivare alla fine per la lavorazione della parte destra. Quindi andiamo avanti così, vi faccio vedere. Siccome adesso io sono a 17 centimetri praticamente, devo fare le asoline, ma le asoline veramente sono una cosa che fate dove vi pare a voi, non è che io vi devo dire dov'è che fate le asoline. Comunque, le facciamo insieme a 2 maglie dal bordino. Quindi qui no, perché questo è un golfino da femminuccia e se lo fate da maschietto, che magari fate un orsetto davanti invece che i cuoricini, potete tranquillamente farle qua in questo punto, ok? Invece io le farò alla maglia successiva, quindi questo è il rovescio perché stiamo lavorando a grana di riso. Sì. Tante volte sono proprio strane queste maglie, se ne vanno per conto loro. Ok, quindi questa al dritto e pure questa al dritto, giusto? Sì. Allora, dritto e dritto, l'ho lavorato al dritto perché questo essendo il bordo ne ho lavorato al dritto. Ok, allora siamo qui, lavoriamo la prima, che poi passiamo tra l'altro, lavoriamo la seconda, facciamo una maglia, lavoriamo queste 2 maglie insieme dal rovescio, scusate perché la prima è il rovescio, quindi la lavoriamo al rovescio e poi facciamo un gettato. E questa la lavoreremo al dritto. Questa è la nostra asolina. Poi lavoriamo tutto questo ferro fino in fondo al dritto. Abbiamo fatto una diminuzione. Questa è la prima, ne dobbiamo fare 4. Quindi lavoriamo tutto fino in fondo. E nel ferro che torniamo indietro, praticamente al rovescio, faremo la calatura. Ah, da quest'altra parte, oppure la potete fare anche subito, ma io di solito faccio sempre così. Scusate un attimo, andiamo, finiamo il dritto. Allora, sono andata a rivedere come avevo fatto il dritto perché non me lo ricordavo, perché ho ripreso mano questo lavoro dopo un po'. Allora, qui abbiamo fatto una calatura semplice e ci sta bene così. E allora ne faremo un'altra pure qua, qui facciamo una calatura, ma la facciamo sul dritto come abbiamo fatto per il dietro. Quindi che facciamo? A 3 maglie prima della fine, ero andata a vedere perché quando fai le cose non ti ricordi, siccome che non è che le faccio sempre uguale, cambio sempre. Allora, sono a 5 maglie dalla fine. Quindi le due queste qui le lavoriamo insieme. Ok. Queste le lavoriamo insieme e queste le lavoriamo normalmente al dritto. Adesso andremo a fare il rovescio che sarà senza calature, quindi senza calature andremo a fare il rovescio e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto, quindi facciamo 3 maglie, lavoreremo dopo al dritto, ovviamente non sul rovescio, 3 maglie, una calatura semplice, cioè lavorando, passando una maglia e poi lavorando quella successiva e accavallando quella che abbiamo passata. Mentre qui a 5 maglie dalla fine lavoreremo 2 maglie insieme e poi faremo di nuovo il rovescio. Facciamo 4 calature. Dove facciamo le asoline? Qui l'abbiamo fatta adesso e invece qui riporta il modellino che avevo trovato, dice formare a 2 maglie
ogni 3 centimetri, quindi misureremo. Dopo 3 centimetri faremo un'altra solina, a prescindere da dove stiamo con le calature e con tutto il resto. Ok, ci rivediamo alla fine delle calature. 4, mi raccomando, 4 per parte. Ho finito di fare gli aumenti, ho finito di fare gli aumenti e adesso andiamo e proseguiamo semplicemente un ferro al dritto, un ferro al rovescio, ma ovviamente mantenendo sempre questa parte con il punto grana di riso e arriviamo alla prossimo a solina. Qui abbiamo fatto, vedete, da una solina all'altra solamente per il momento 1,5 cm, quindi lavoriamo ancora altri 4 ferri che sicuramente saranno un altro 1,5 cm e ci rivediamo perché inizieremo a fare lo spallone con il punto e grana di riso, tutto a grana di riso fino alla scollatura. Quindi andiamo qui avanti ancora un pochino, diciamo 4-6 ferri, 3 ferri. 4 ferri sempre pari, quindi 4 ferri, ci rivediamo sul dritto del lavoro e facciamo appunto questa parte di spallone. Se volete, io non so come farvi magari le misure, vabbè, appunto il punto della, diciamo che il punto della solina era proprio il riferimento, quindi continueremo così ancora per 4 ferri e poi inizieremo lo spallone con il punto a grana di riso. Eccoci qua. Adesso, come vedete, io sono raggiunto, ho raggiunto il mio traguardo dei 3 centimetri, eccoli qua, precisi. Adesso facciamo questo ferro al dritto, facendo qua il buchino, ricordate, 2 maglie insieme, facciamo 2 maglie, poi 2 maglie insieme e un gettato, poi torniamo indietro con il rovescio e al prossimo ferro iniziamo insieme a fare il punto grana di riso. Sono arrivata a 3 centimetri, no, sì, qui è 3 centimetri e ho fatto la mia solina, ho fatto un ferro al dritto e poi ho fatto anche il rovescio, sono di nuovo nel dritto del lavoro. A questo punto qua dice che sarei dovuta arrivare a 24 centimetri. Parlo sempre per me, quindi qui sono altri centimetri per chi sta facendo il lavoretto più piccolino. Io ho 1 cm in più, quindi 25, ma ho deciso di fermarmi qua. Qui sono 23, sono 23, ecco qua, sono 23, ok? Quindi adesso che faccio? Inizio il grana di riso. E aumenterò una maglia perché qui ho le maglie pari perché ho iniziato con 38, ne ho levate 4, quindi mi sono rimaste maglie pari. Invece devo arrivare a una maglia in più, vedete? 35. Ok? Quindi vi rimetto i segnetti magari così si capisce meglio che 29 maglie per chi è 3 mesi. 6 mesi 31, 33 per chi non mi ricordo più, ai 12 mesi e io ai 18, ok? Dovrei 35, quindi ne ho 34, ne monterò una in più qui. Ho fatti i conti qua, io dovrei cominciare con una maglia. Questa non la lavoro, quindi dovrò iniziare con una maglia al dritto, altrimenti poi qua sfasano i punti. Quindi adesso inizierò. Questa qui non la lavoro e non la conto. Questo è al dritto, questo è il rovescio. Vado così fino in fondo, quindi dritto, rovescio, dritto e rovescio. Ok, ci rivediamo quando sono arrivata proprio al limite di questa parte. Eccomi qua, quindi
quindi ho fatto un rovescio, un dritto, farò nuovamente un rovescio, tolgo il marcapunti che ormai non ci serve più e aumento una maglia che sarà poi, facciamo finta che sia quella al dritto, e lavorerò questa rovescio. Ed ecco qui che siamo ritornati precisamente a fare le maglie necessarie per continuare a lavorare su queste 5 maglie a grana di riso. Ecco qua. Quindi, ecco qui. Dall'altra parte faremo la stessa cosa. Quindi, questa non la lavoriamo. Questa la lavoreremo a rovescio. Questa al dritto. Questa a rovescio. Questa al dritto. Togliamo il marcapunti. Questa abbiamo detto al dritto, quindi questa sarà al rovescio e questa sarà al dritto. E quindi continuiamo così. Finiamo il ferro. Continuiamo così fino a quando? Continuiamo così fino a che arriviamo a 19, 22, 24 e io 27. Sempre più uno, eh? Io c'ho sempre più uno. Allora, a 27 centimetri formeremo lo scollo, quindi ci rivediamo a raggiungimento di questi centimetri. Ho raggiunto i 27 centimetri, erano 26. 26 più 1, 27. Allora, adesso dobbiamo andare a fare lo scollo. Dobbiamo calare qua. Come dobbiamo calare? In questa maniera. Allora, questa parte qua, quindi due volte quattro maglie, una volta tre maglie e due volte una maglia, lo farà chi sta facendo il primo, cioè quello dei 3 mesi. Questa parte qui in giallo invece quella di 6 mesi, quindi una volta 5 maglie, una volta 4 maglie, una volta 3 maglie e così via. Questa parte qua invece in azzurro per i 12 mesi andrà bene anche per i 18, quindi io farò questa parte qui e vi faccio vedere come. Quindi una volta 5 maglie. Allora, qui ovviamente adesso io sto lavorando, devo andare di qua, ma non posso calare qui 5 maglie, quindi le calerò adesso prima di qua e quando torno indietro le calerò di qua, in questo modo. Quindi questo lo lavoro normalmente e ci vediamo all'inizio di quest'altro. Eccoci qui, adesso devo calare 5 maglie. Come le calerò? Le calerò con il metodo morbido, quindi prenderò non questa, ma questa dietro a questa e farò una maglia. Lascio cadere le due e questo qui la rimonto. Quindi abbiamo calato una maglia. Di nuovo queste due insieme. Seconda maglia e questa la rimonto. Terza maglia e questa la rimonto. Quarta. Quinta. Questa la lascio perché non è necessario rilavorarla. Ecco qui, vedete, abbiamo calato 5 maglie, praticamente proprio queste qui. Adesso finirò il ferro normalmente, quindi questa la lavorerò al dritto, questa la lavorerò al rovescio, finirò questo ferro e tornerò indietro su questo ferro, tornerò indietro per poi trovarmi all'inizio di quest'altro. Ed eccomi qui all'inizio, sono dalla parte del rovescio, ma sono all'inizio dell'altro ferro dove dobbiamo fare le calature. Quindi farò nuovamente una maglia. Passerò questa sul ferro, due maglie, tre maglie, quattro maglie,
l'ultima, che ovviamente lascerò poi sull'altro ferro. E qui continuerò normalmente il giacchettino. Adesso nei ferri successivi, quindi qui tornerò indietro semplicemente, mentre nell'altro, aspettate, finisco e poi ne parliamo. Allora, come vedete, in due ferri tutte e due le parti hanno già delle calature. Adesso io continuerò così, qui passo normalmente senza calare, mentre calerò di qua. Tornerò indietro, qui, no, qui passo normalmente e invece calerò da quest'altra parte. Come calerò? Vi lascio questo qui in maniera tale che potete leggere come calare. Adesso abbiamo fatto, vi consiglio di mettere magari, ecco, metterò un puntino, abbiamo fatto questo e se volete poi questo qui magari ve lo posso anche mandare, vabbè, però insomma non credo che sia necessario, magari ve lo scrivete. Allora, questo qui è, adesso farò una volta 4 maglie, quindi cammino così e adesso calo 4 maglie qua, poi torno indietro e calo altre 4 maglie di qua, sempre con lo stesso procedimento. Tornerò indietro e calerò 3 maglie, tornerò indietro e vado avanti, calerò 2 e poi all'ultimo una sola. Ok? Quindi questa potete fare pure una calatura semplice come abbiamo fatto qui per le maniche. Quindi finito queste calature, ci rivediamo. Allora, veniamo a noi. Io ho finito di fare e di arrivare alla spalla, così come doveva essere. 26, allora 26 abbiamo fatto lo scollo, eccolo qui, tutto quanto così, e adesso siamo arrivati, io sono arrivata a 31. Dobbiamo andare a chiudere la spalla. Allora, questi qua non li ho sottolineati per un motivo, perché vi consiglio di magari con una, anche con imbastitura, o con le spilline, così come ho fatto io, mettere e vedere se realmente siamo arrivati alla spalla, vedete? Ecco qua. Quindi fate così, in maniera tale che il davanti con il dietro siano uguali. Ok, quindi adesso appropinquiamo, si dice, a fare le calature della spalla, così come abbiamo fatto qua sul dietro, vedete? Uguale. Allora, dobbiamo calare. Caliamo sempre prima di qua, poi andiamo, facciamo tutto di qua e torniamo indietro, ok? Allora, dobbiamo calare ogni due ferri, quindi ovvio, da una parte caleremo dalla parte del dritto e dall'altra parte caleremo dalla parte del rovescio. Qui ci è arrivata mia nipote, eh? Ok, con le mani di Nutella. Allora, una volta 4 maglie e 2 volte 5 maglie per i 3 mesi. Per i 6 mesi qua non si legge, ma fidatevi, è 6, 3 volte 5 maglie. Per i 12 mesi 2 volte 5 maglie e 1 volta 6 maglie, per me che sono a 18, 3 volte 6 maglie. Quindi adesso andiamo a fare le prime calature. Io farò le mie chiaramente 3 volte 6 maglie, ok? Ma non mi sembra una cosa complicata. Ovviamente non dalla parte dello scollo, ma dalla parte, iniziamo dalla parte della calatura delle maniche, ok? Quindi qui farò così e farò 6 volte. Poi tornerò indietro e farò le altre 6. Quindi una, due, tre, quattro, cinque,
e 6. Quindi una volta che abbiamo fatto le 6, ovviamente lavoreremo e continuiamo a fare il punto grana di riso, ovviamente in questa maniera. Cioè, la spalla la dobbiamo portare fino alla fine, sempre con il disegnino e con il punto grana di riso. Ecco qua. Quindi regolatevi di conseguenza, secondo la misura che state facendo, e ovviamente ci rivediamo quando abbiamo fatto tutte le garature. Mi raccomando, qui una volta 4 maglie e 2 volte 5 maglie, ok? Chiudo le ultime 2 maglie. Ecco. Metto questa nuovamente al ferro. E chiudo nuovamente così, tipo fosse una catenella. Lascio un po' lunghetto in maniera tale che ci posso poi cucire anche le spalle. Ok, allora, come vedete, eccoci qua. Il collo. Adesso mettiamo le maniche, però il collo sul giornale che ho ripreso questo qua lo lascia così. A me non piace così, sinceramente. Io direi di riprendere le maglie e di fare qualche giro di maglia a legaccio, non legaccio, scusate, rasata, in maniera tale che gira. Vabbè, poi dopo ci pensiamo, ok? Allora, volevo dirvi che se voi non avete montato le maglie, perché queste sono precise, no? Avete visto 6, 6, 6 ed è chiusa la spalla. Se per caso non avete montato le maglie così come dicono loro, ne avete montate di più, non vi preoccupate, l'ultima parte chiudete tutto senza problemi. Ok, ci vediamo adesso, monterò le maniche e ci rivediamo per le maniche. Per vedere come veniva, l'ho sistemato con le spille, ma è un amore, guardate che bellino, già così. Però ripeto, il collo così non mi piace. Vabbè, poi vediamo cosa fare. Allora, ho montato, aspettate che questo lo togliamo da qui. Allora, se avete rispettato il montaggio delle maglie così come scritto, io monterò 42 maglie e voi montate le maglie come vi serve per la taglia. Altrimenti fate le divisioni, non so se, ecco, sì. Poi vi faccio lo schemino come da qui a ritrovare le vostre maglie, però scrivetemi se vi serve da fare da dire quante maglie devo montare. Se il mio è così, allora io ve lo dico, ok? Allora, io ho montato 42 maglie e con i ferri il 3, come avevamo montato questo qua, la parte finale del lavoro. Adesso con questa lana qui, che praticamente è il colore dei cuoricini, quindi col colore vostro dei cuoricini, lavoriamo 8 ferri a punto riso. Io ho montato 42 maglie, voi montatele di conseguenza e lavoriamo 8 ferri a punto riso. Ovviamente io sto facendo tutte e due le maniche insieme. A me non piace fare una manica per volta, vedete voi come preferite, ma io le monto tutte e due insieme e vado avanti insieme. Ecco qua, ho fatto i miei 8 giri di punto riso, che sono i bordini per le manichine. Adesso cambieremo colore senza tagliare il filo, che se no tagliatelo, se vi dà fastidio tagliatelo, io non sono decisa se tagliarlo o meno. No, non voglio tagliarlo. Allora, adesso dobbiamo continuare 4 ferri, vedete, del colore di base, e 4 ferri ancora di questo colore qui. Ecco perché dico non tagliamo. Però dobbiamo subito aumentare una maglia. L'aumenteremo una qui e
subito dopo della prima e subito dopo l'ultima aumenteremo una maglia. Ovviamente continuiamo a maglia rasata, aumenteremo una maglia qui e una maglia qui, adesso vi faccio vedere come, e cambiamo colore. Fra 8 ferri nuovamente, quindi questa distanza qui aumenteremo ancora, però andiamo a passi. Allora, intanto aumentiamo una maglia qui e una maglia qui e cambiamo colore e facciamo 4 ferri di questo colore, ok? Cioè del colore di base di questo per me. Ok, adesso facciamo quindi allora in questo ferro dobbiamo cambiare i ferri, mettere i ferri che avete utilizzato per lavorare la maglia rasata del golfino, fare gli aumenti e cambiare colore. Ok, tre cose, ci confondiamo un po', ma va bene così. Allora, aspettate che mi sistemo. Ovviamente dobbiamo andare con la maglia rasata, quindi lavorerò anche la prima maglia in questo caso perché dovrò cambiare colore, altrimenti come faccio a cambiare colore? Ok, tutto al dritto adesso, quindi aumentiamo subito in questo modo. Ecco qua, fatto. Aumento fatto. Adesso vado fino in fondo con la maglia rasata e quando sono alla fine aumenterò nuovamente, prima dell'ultima maglia aumenterò nuovamente un'altra maglia. Lo facciamo insieme per questa manichina qui, poi proseguirete, fate 4 giri con il colore di base, quindi 4 giri con il colore di base e poi ci rivediamo. Intanto vi faccio vedere come aumentare anche all'altra parte. Ecco, sono quasi arrivata. Intanto, chi ancora non si è iscritto potrebbe approfittare di questo momento e cliccare su iscriviti, ma anche cliccare sulla campanella. Se cliccate sulla campanella vi arriverà una notifica ogni volta che io pubblico i tutorial, quindi sarete aggiornati in tempo reale della pubblicazione dei miei tutorial. Tutto qua. Allora, vediamo di arrivare fino in fondo. Ah, un'altra cosa, nei commenti mi fate sapere come siete arrivati a questo tutorial. Sono curiosa se magari siete arrivati da Google, da YouTube, da Facebook. Ok, allora sono arrivata qui, manca l'ultima maglia, farò un aumento, vi faccio vedere nuovamente. Vedete? Ecco qua. Fatto, aumentato. E faccio l'ultima maglia. Ok, adesso farò la stessa cosa anche sull'altra manica e 4 ferri bianchi e di questo colore e ci rivediamo. Dopo aver fatto 4 giri del colore di base, andiamo a fare altri 4 giri, questa volta con il colore dei cuoricini. E poi in questo modo abbiamo fatto gli 8 ferri e faremo un aumento quando ricambiamo colore. Quindi adesso facciamo gli ultimi 4 ferri degli 8 che sono tra un aumento e l'altro. Anche se noi abbiamo fatto 4 ferri in bianco e 4 ferri in viola, rifaccio e siamo arrivati a 8 ferri. Questi qua praticamente, vedete, ogni 8 ferri io per me 4 volte un aumento. Quindi io adesso devo fare altri 4 ferri a prescindere se cambio colore e rifaccio un aumento. Poi farò altri 8 ferri e un aumento, altri 8 ferri e un aumento. Devo fare 4 volte 8 ferri, mentre chi ha questi qua farà 2 volte un aumento, quindi magari finirà nel prossimo giro. Quindi adesso io faccio 4 giri con il colore dei cuoricini e farò di nuovo un aumento.
Poi farò altri 8 giri e farò nuovamente un aumento, 8 giri, un aumento, fino ad avere poi sul ferro 58 maglie, perché dopo farò 4 volte un aumento ogni 6 ferri. Ci siamo? Spero di aver capito, di aver spiegato bene. Ok, quindi adesso io cambio i ferri e ci cambio il colore, faccio altri 4 ferri in questo colore qui e ci rivediamo quando ricambierò colore nuovamente e farò di nuovo un aumento, che per me sarà il secondo aumento, quindi ne farò altri 2. Oddio, ho sempre paura di parlare che non mi faccio capire. Spero che avete capito perché ogni 8, per chi ha le prime misure, quindi chi ha i 3 mesi farà ogni 8 ferri, a prescindere se cambiamo colore o meno. Ogni 8 ferri farà per 2 volte un aumento e un aumento. 8 ferri, un aumento, un aumento. Poi farà ogni 6 ferri e farà 3 volte un aumento, un aumento, un aumento, un aumento. In questo caso, quindi farà qui avremo 4 maglie, quindi un aumento per parte sono 4 maglie per 2 volte, quindi sono 2 maglie più un altro aumento, 2 maglie, 4 maglie. Qui invece saranno 6 maglie, perché è 3 volte l'aumento più 3 sono 6, perché sono 3 maglie da una parte e 3 dall'altra. Quindi se noi facciamo 6 più 4, 10, da 36 ovviamente ne avremo 46, vedete? Ecco qua. Quindi, invece per me, che io faccio ogni 8 ferri 4 volte una maglia, io ho 4 volte una maglia moltiplicato 2, perché sono 4 e 4 per parte, più avrò altre 8 maglie, 8, 8, 16, e infatti 42 più 16 fa 58. Spero di essere stata chiara adesso. Quindi adesso farò queste 4 maglie, questi 4 ferri ancora di questo colore qui, farò l'aumento, cambierò di nuovo colore e ci rivediamo. Dobbiamo fare delle strisce praticamente e ci rivediamo alla fine degli aumenti. Quando non abbiamo più gli aumenti, ci vediamo. Ovviamente continuiamo con il colore di base. Se invece di 4 ferri, io ho fatto 4 ferri, ne volete fare 6, fate tranquillamente. L'importante è che ogni 8 ferri fa degli aumenti. Tutto qua. Per non sbagliare e sapere quanti aumenti avete fatto, mettete un marcapunti. Quindi abbiamo fatto un aumento qui, io metterò qui un marcapunti e so che ho aumentato già una maglia, ovviamente solo da una parte. Poi conterò 8 maglie e ne metterò un altro. Quindi ogni volta che faccio un aumento metterò un marcapunti e so quante maglie ho aumentato da questa parte. Chiaramente al doppio sarà di qua la stessa cosa. Allora, ho finito gli aumenti e ho sul ferro 58 maglie. Perché ho 58 maglie? Perché ne ho montate 42 qui, 42, e ne ho aumentate 16. 16 perché ho aumentato 4 volte una maglia, quindi 4 da una parte e 4 dall'altra sono 8 maglie, e poi ho aumentato ancora 4, una maglia 4 volte, quindi altre 8 maglie, in tutto 16 maglie, quindi 42 più 16 non ci piove, fa 58. Adesso, chiaramente, ripeto, ognuno ha le sue misure e i suoi aumenti con le maglie. A seconda poi di quante le avevate montate, comunque a prescindere da quante maglie avete montato, le dovete montare 16, e dividendole poi in questa maniera uguale, anche se ne avete montate, ipotesi qui invece di 40 ne avete montate 46, non cambia niente, aumentate come qui diceva, cioè questo è blu, quindi aumentate come è scritto nel blu. Allora dobbiamo arrivare invece come misura. Vedete, dice a 13 centimetri e mezzo per i 3 mesi, i 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi. Quindi a me, a 20 centimetri e mezzo dopo il bordo, dobbiamo formare lo sbiego per diminuire i lati 3 maglie dai bordi ogni 2 ferri, 4 volte una maglia. Allora,
quindi io devo arrivare a 20 centimetri e mezzo, escluso il bordo. Qui dice escluso il bordo, quindi io adesso continuerò a lavorare perché sono a 16, devo arrivare qui a 20 centimetri e mezzo per poter fare iniziare a fare le calature. Quindi voi continuate a lavorare fino a che siete arrivati alla misura che dovete fare. Ok, quindi 13 e mezzo, 15 e mezzo, 18 e mezzo e 20 e mezzo. Io continuerò a lavorare e ci vediamo quando avrò raggiunto questi famosi 20 centimetri. Ci vediamo più tardi. Sono arrivata ai centimetri 20 e mezzo, vedete? O 20, insomma, ecco qua, 20, 20 centimetri e un pochino, non proprio 20 e mezzo, 23, così. Allora, la misura va presa dal ferro al prima del bordo, e al bordino. Allora, quindi io sono arrivata a qui, voi sarete arrivati a 13 e mezzo, 15, 5, eccetera, eccetera. Allora, adesso dobbiamo andare a fare lo sbiego qui, come le calature, diciamo, no? Della manichina. Quindi, come abbiamo fatto per il golfino, che abbiamo praticamente fatto entro all'interno delle tre maglie, quindi all'interno qui e all'interno qui, andiamo a calare 4 volte una maglia. Quindi da questa parte la caleremo. Aspetta, vi faccio vedere il ferro, mi perdo sempre tutto, eccolo qua. Allora, qui caleremo in questo modo, cioè farò 1, 2 e 3 e qui calerò passando questa la lavoro e questa invece la cavallo. E qua abbiamo fatto. Adesso arriveremo fino in fondo, fino ad arrivare a 5 maglie prima. 5 maglie perché una maglia per volta si può calare anche sullo stesso ferro, mentre quando ci sono più maglie da calare si cala un ferro sì e un ferro no. Qui caleremo sul primo ferro, cioè sul ferro davanti. Poi faremo il rovescio e di nuovo torneremo a diminuire e lo faremo questo per 4 volte. Quindi caleremo le maglie 4 volte sul ferro dritto, quindi una maglia, poi faremo il rovescio, una maglia, di nuovo il rovescio, insomma per 4 volte. Quindi adesso vi faccio vedere, se avete pazienza, perché io sono un po' lenta, lo dico sempre. Arrivata a 5 maglie, sono quasi arrivata. Eccomi. Intanto non perdete tempo, iscrivetevi al mio canale. Lasciate un like, un commento se vi fa piacere. Cos'è questa cosa? Pezzettino di legno. Bah, vabbè. Ci sono state le nipoti a casa, non è niente. Quando ci sono loro si sconvolge la famiglia. Allora, però fanno sempre piacere, ovviamente. Ok, qui sono arrivata. Allora farò così adesso, vedete? Due insieme ed ecco qua, tutto qui. Questo lo dobbiamo fare per 4 volte, sempre sul ferro dritto, ovviamente anche nell'altra manichina. E ci rivediamo quando abbiamo fatto tutte le calature. Le calature sono, scusate, non ve l'ho detto, indifferentemente dalla taglia. Quindi queste qui sono calature che dobbiamo fare tutti, qualsiasi taglia state facendo. Eccomi qui, ho fatto vediamo il nostro punto di riferimento. Allora, io dovevo arrivare a 23
centimetri e chiudere le maglie restanti, quindi voi regolatevi di conseguenza. Io sono arrivata a 23, misuriamo subito, non diciamo bugie, ecco qua, 23 centimetri. Quindi chiudiamo, come chiudiamo? Voi chiudete nella maniera che siete capaci a chiudere, eh? Ok, io chiuderò nella maniera morbida. Ho fatto anche un tutorial per questo qua, ve lo lascio, quindi in fondo troverete il punto grana di riso, la maglia rasata e anche come si montano le maglie e anche la chiusura. Questi ve li metterò tutti. Allora, si fa così. Prendiamo una e due maglie insieme e le lavoriamo. Le lasciamo cadere dal ferro e rimettiamo la maglia sul ferro tirando un pochino. Riprendiamo due maglie, le lavoriamo, le lasciamo cadere dal ferro e di nuovo la stessa cosa. Ecco qua, si fa in questo modo. Molto semplice, non è complicato. Ecco qui. Tutto qui, quindi chiudiamo, se ecco, cascato il ferro. Allora chiudiamo il nostro lavoro, chiudiamo tutto il nostro lavoro e ci rivediamo per il montaggio delle maniche e la cucitura del golfino. Allora io ho cucito, come vedete, ho cucito già questa parte qua. Adesso chi sa cucire ed è esperta, insomma non è che ci sono solo principianti, eh? Quindi cucite come voi siete abituati a fare, senza problemi. Io lo faccio vedere per chi magari è alle prime armi e quindi non sa come cucire in maniera, non dico proprio trasparente, che la cucitura comunque si vede, però insomma in una maniera un po' più anche semplice e un po' anche nascosta, tutto qui. Allora impariamo a fare la spalla. La spalla, come tutte le altre cuciture che si fanno, vanno sempre fatte alla parte del dritto. Quindi adesso io fermerò qui il filo. Aspettate perché l'ho messo male, ecco, poi provvederò a fermarlo e andiamo a fare un salto di qua, un salto di qua, un salto di qua, un salto di qua, in questa maniera. Allora prendiamo queste due maglie qui, magari la codina cerchiamo di bloccarla. E poi passiamo di qua e prendiamo altri due pezzettini così tiriamo. Poi passiamo nuovamente da quest'altra parte e prendiamo un pezzettino. Poi andiamo di qua e nuovamente, vedete, qui ci si vede proprio adesso, proprio il punto al dritto della maglia rasata. Ok, ovviamente di qua non c'è, ma cerchiamo di fare il nostro meglio. Tiriamo bene perché, vedete? Così, perché poi questo bordino qua se ne va nascosto da quest'altra parte. Togliamo la spilla. Io mi sono imbastita un po' tutto con, ecco, con le spille come faccio di solito. La codina no, perché la voglio mettere un'altra volta. Ok. E tiro bene. Poi vado di qua. Insomma, in questo modo cuciamo sia la spalla. Adesso vi faccio vedere come cucire poi anche il, ecco qua, il lato.
Diciamo che è una procedura che, vedete, che insomma, si vede sempre un po', però se voi sapete cucire, insomma, in modo vostro, fatelo pure, perché magari questo non sarà uno degli ottimi. Non voglio essere presuntuosa. Ok, quindi faccio così. Ecco. E proseguo in questo modo tutta la spalla. Adesso chiudo la spalla. Ah, qui mi raccomando che, vedete, questo qui, ecco, la spalla, avevamo, vi ricordate, ecco, questo è l'inizio della fine del collo, quindi sistemiamo sempre molto bene prima di andare a cucire. Ok, quindi adesso cucirò la spalla e ci rivediamo per i lati che abbiamo i nostri punti, questi archetti qua che sono quelli del vivagno, e poi con lo stesso metodo della spalla cuciremo anche le maniche, ma vi faccio vedere come si fa a montare. Ok, ci rivediamo quando ho finito di montare, di cucire la spalla. Allora, vi faccio vedere come cucire le maniche, che sarà poi la stessa cosa di cucire qua. Quando mettete una parte sull'altra, fate attenzione a mettere precisamente questa parte dove sono cominciate le calature, anche alla stessa parte dove sono cominciate le calature, quindi che combaciano le due parti. Per quanto riguarda la manichina, mi raccomando sempre dalla parte del dritto, dobbiamo cucire prima le parti con il colore che non è di base, diciamo così. Quindi qua salteremo e andremo a cucire poi quest'altra parte e poi riprendiamo con il bianco. Allora, come cuciamo? Intanto iniziamo qui, ecco, e magari facciamo due puntini in più perché la manichina è sempre un po' delicata. Ecco qua. Allora, dobbiamo andare a prendere questi nodini, vedete che abbiamo in questo modo. Lo prendiamo uno da dietro in questo modo e anche da qui lo prendiamo da dietro in questo modo e stringiamo. Aspettate che vi è sfuggito il filo. Di nuovo qua e di nuovo qua, tutto qui. Non mi sembra una cosa complicata. Nodino, che è quello del vivagno, che si è creato con il vivagno, e nodino, poi nodino, e a questo punto passiamo indietro. Aspettate, nodino qua non c'è, però magari ce lo passiamo, perché ecco, e andiamo a cucire da quest'altra parte. Aspettate, prima volevo fermare, ecco, magari fermiamoci così, imbastiamo, diciamo, imbastiamo, ecco, in maniera tale poi prima mettiamo ai lati e poi andiamo a mettere centralmente. Mettiamo in questo modo, così. E poi andiamo a prendere nodino con nodino, nodino con nodino. Qui passiamo di qua, tanto poi dopo lo fermiamo. Ecco, questo quanto va sopra, quindi non si vedrà più. E facciamo nodino con nodino sempre. In questo modo, nodino con nodino, cuciamo tutta la
tutta la manica e anche tutta la parte, ecco qui, mo taglierò il filo perché chiaramente il viola è finito e quindi ecco. Magari, ecco qua. Dopo riprenderò la cucitura da qui. Quindi cuciamo tutto quanto, sia qui che qui, e ci rivediamo per il montaggio delle maniche. Adesso montiamo insieme la manica. Vi faccio vedere come. Allora, l'ho cucita, come vedete. La divido a metà precisa. Ecco qua. Questa è la metà. E questa va appoggiata proprio qui dov'è la metà della spalla. Ecco, spilla. Ok, poi l'altra metà va appoggiata sempre da quest'altra parte, spilla. Un po' come le gomme della macchina, si monta a croce. Allora, così, ecco, messo bene, così e così, spilla, quest'altra parte, così e così. Spilla, la spilla che non c'è, me la sono portata in un'altra scrivania. Allora, ci mettiamo un ago. Adesso qui funziona più o meno come abbiamo fatto per la spalla, cioè adesso prendo un pochino di lana. Ecco, per la spalla, vi ricordate? Allora, lateralmente abbiamo preso i nodini, mentre sulla spalla abbiamo preso proprio i punti. Quindi io comincerò da, oddio, mi sono persa, da qui. Quindi intanto blocco il, ecco, questo. E lo passo qua, così proprio, ecco qua. Adesso prendiamo una maglia, vedete, così, e poi prendiamo anche questa, però siccome è in orizzontale, non è in verticale, noi la prendiamo così, la maglia, in questo modo, e tiriamo. Di qua di nuovo la prendiamo in questo modo, così. Invece di qua non possiamo e riprendiamo. Ah, ecco, qui si riprende un attimino, aspettate, levo la spilla. Si riprende così e lo riprendiamo così. Tutto qua. Ecco, questo lo prendiamo così. E qui di nuovo in questo modo. E così giriamo tutto tutto intorno alla spalla. Poi andiamo a, aspettate, andiamo poi a sistemare, dopo aver messo e aver cucito la spalla, andiamo a sistemare i bottoncini. Quindi così facciamo preciso e solita spilla. Ecco. Aspettate perché ce l'ho nascoste le spille. Eccola qua.
Allora, entriamo nel bottoncino, dove va il bottoncino. Ecco, quindi sappiamo che qui va il bottoncino. Poi andrà un altro qua, un altro qua, un altro qua. No, questo non è un'asola. No, no, no. E questa l'asola, sono quattro i bottoni, vediamo un po'. Una, uno, no, sono tre allora, uno, due e tre, sono tre. Allora questo qui e qui basta, non ce ne sono più. Ok, allora abbiamo messo la spilla. Dove esce la spilla? Qui, vedete? Facciamo così. Ecco qui, dove entra la spilla? Scusate, qui metteremo il bottoncino. Io ho trovato questi bottoncini, neanche a farla apposta, sono proprio uguali. E quindi vi dico come va messo il bottoncino, come va cucita la spalla. E adesso, quando sarà tutto finito, vedremo insieme come fare la rifinitura intorno al collo. Per questa utilizzeremo l'uncinetto. Ed eccoci qua, è finito. Nel modello del giornale il collo è lasciato così, ma a me non piace questa cosa del collo lasciato così. Allora, come vedete ancora non l'ho stirato, adesso lo stirerò, però volevo terminare il collo rifinendolo magari con l'uncinetto e con il punto gambero. Quindi il punto gambero io ho fatto un tutorial, quindi lo trovate tranquillamente, ma ve lo vi lascio il link. E quindi possiamo fare il punto gambero, che penso sia la cosa più fatta bene. Più carino, eh? Vediamo come viene, perché è un tentativo, eh? Allora, vediamo un po'. Qui intanto fermiamolo, ecco, codina a parte, e qui cominciamo a fare il nostro punto gambero. Io penso che venga bene, vedete, più rifinito. Non c'è una regola di dove mettere l'uncinetto, eh? Questo lo dovete vedere voi. Io penso che è più carino, molto più rifinito. Sì, mi piace di più. Ok, quindi finisco questo punto gambero e ci rivediamo. Golfino finito. Ho rifinito il collo con un giro di maglia bassa, facendo anche qualche diminuzione con l'uncinetto, e poi ancora ho rifinito con il punto gambero, sempre all'uncinetto, quindi questa parte è stata fatta all'uncinetto. Tutto qui, abbiamo finito. Credo che sia molto facile da realizzare, non mi sembra che abbia avuto ci siano stati dei problemi molto grandi, e niente, tutto qua. E nel frattempo che avete visto il mio tutorial, sicuramente vi sarete iscritti al canale. E guardate il mio canale, dentro ci sono le playlist, quindi nelle playlist trovate quello che vi interessa: neonato, oppure scuola, oppure galleria di punti. Insomma, vedete voi quello che vi può interessare. Ci sono molte cose, più di 400 video. E niente, questo lo troverete sia nella parte neonato che nella parte golfini, golf, maglioncini, eccetera, quindi lo trovate da tutte e due le parti. Vi lascio ancora, grazie ancora a tutti quanti. Ciao ciao.